Ciao, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e scusatemi per questo periodo di assenza, ma non sono stata in formissima. Infatti mi guardo lì e mi vedo invecchiata di 100.000 anni praticamente, perché alla fine poi quando non stai in forma e ti imbottisci poi un po' di farmaci, il risultato insomma non è che sia proprio splendido. E quindi niente, i dolori alla schiena vanno un po' meglio, tutti gli effetti collaterali del mondo che potevo avere li ho sperimentati in questa settimana e vi assicuro che non è stato assolutamente bellissimo, infatti ho passato proprio giornate, tra letto e divano, divano e letto, quindi quello era il massimo che potevo fare, che riuscissi a fare, era quello, spostarmi da una parte all'altra e basta. E vi faccio vedere un piccolo video svuota la spesa. Ho appena fatto la spesa e non ci sono tante cose, sono io direi cose quasi dietetiche perché siamo abbastanza a dieta in questo periodo. Ho perso 2 kg, sono felice di questa cosa, ma tanto no, penso che più di quei 2 kg non riuscirò mai a perdere. Però vabbè, fino a che dura, proviamo insomma a continuare la dieta. Allora, sono andata al Superconti, che come vi ho detto è una catena che sta in questa zona e in Umbria, se non sbaglio, non so poi se in qualche altra regione, tipo un po' limitrofa, magari Marche o Emilia-Romagna. Comunque, in questa catena ci sono prodotti anche a marchio Coop e quindi vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, qui ho preso un vassoio di banane bio. 2,18 euro. Peso queste non erano né tanto verdi né tanto gialle perché adesso inizia a fare abbastanza caldo, quindi in un attimo le banane fanno una brutta fine, principalmente per Matteo che le mangia, insomma, anche Sofia, ma Sofia così. Poi ho preso questa, la Levissima col magnesio, gusto mela verde. Allora, non amo le acque aromatizzate perché di solito mi torna un po' su quel sapore di frutta, però sono anche molto valide, quindi me la voglio portare al lavoro, semplice. Io ho già provato invece nell'ultimo video del Degusta Box quella Vita Snella le linfe, che era invece magnesio e potassio, no, era magnesio, potassio, c'erano anche delle vitamine e anche quella era molto buona, quella era mela verde, non mi ricordo, è un altro gusto, non male, insomma, poi alla fine da portare al lavoro sono comode. Ho preso perché erano in offerta questi, l'offerta finiva oggi, filetti di nasello, sono 300 grammi e i cuori di filetto di salmone sono 250 grammi, questi appunto per la dieta sono praticamente una confezione a pasto perché quello prevede. Poi ho preso un mazzo di bieta, questa la faccio adesso, semplicemente lessata proprio, semplice semplice. Ho preso le fragole e questo vassoietto di lamponi e mirtilli perché la frutta, i frutti rossi generalmente hanno meno zuccheri, quindi hanno un indice glicemico sicuramente più basso rispetto ad altre tipologie di frutta e quindi ho preferito prendere queste. Non che io sia una mangiatrice di frutta, ahimè, ma mai nella vita. Però questo come integrazione, magari con lo yogurt, lo vedo benissimo. Ho preso il lievito, può sempre servire. La crema pandistelle, anche questa era in offerta e l'offerta appunto scadeva oggi. E anche questo era in offerta, ne ho già altri però che l'avevo già ripresi, questa è la pera e sono quelli senza zuccheri aggiunti che secondo me sono sicuramente molto validi. Poi anche questi in offerta, appunto questi pomodorini datterini della Fiorfiore Pop. Il pesto senza aglio, io come ho detto. A me piace fare il pesto quando ho il basilico, perché il pesto che faccio io, secondo me, proprio, non ha niente a che vedere con quello che compri, quello è chiaro. 3 mozzarelle alta digeribilità senza lattosio, Nutella Biscuits,
La farina, questa qui, macinata a pietra di tipo 1. Allora, io questa ormai la utilizzo sempre, sempre, sempre per fare la pizza. Quindi è meno raffinata e ci viene una pizza fantastica. Naturalmente con un buon grado di idratazione e fatta lievitare anche 24 ore in frigo, viene una pizza fantastica. Molto, molto digeribile. Poi ho preso questo mix di frutta secca che mi piace molto, che non è fritto, e come snack proprio per assaggiare come spezza fame, la frutta secca va sempre bene, certo non mangiandone un sacchetto intero, quello è chiaro. Poi di qua abbiamo i finocchi, ancora trovo finocchi, questi sono piccolini quindi spero siano abbastanza teneri. Ho preso le ricottine, queste sempre della Coop senza lattosio, che utilizzo principalmente adesso a colazione. Allora, di norma faccio, mi piace molto a colazione, sia il porridge con le mele e la frutta secca va messa sopra, perché mi fa arrivare tranquillamente a pranzo, quindi senza fare spuntini. Quindi magari prendo solo un caffè lungo a metà mattina. E invece questa lo alterno adesso con questa, quindi questa la ricotta con o i frutti, appunto questi frutti rossi, oppure ho fatto l'altro giorno una cosa semplicissima, ho sciolto del cacao amaro con un cucchiaio, due cucchiai di stevia, quella che sto utilizzando adesso al posto dello zucchero, quindi è stevia eritritolo che acquisto su Amazon. Vi lascio il link qui sotto, quindi se siete curiosi andate a vedere, è un barattolone da 1 kg, costa sempre sui 15-16 euro, però considerate che ha un potere dolcificante di 1 a 3, quindi che significa che un cucchiaio di quello vale 3 cucchiai, di zucchero normale, quindi ne usate veramente pochissimo. E è lo stesso che io utilizzo quando vado a fare i pancake ultimamente. Ho fatto anche un plum cake, un ciambellone, secondo me veramente viene ottimo, quindi è ottimo anche per questo tipo di dolci cotti al forno. Io pensavo magari gonfiassero meno, invece se voi utilizzate una planetaria o un robot da cucina, montate le uova con questa stevia, comunque si gonfiano e comunque vengono bene e poi dolci, quindi il sapore è buono e è un ottimo modo appunto per ridurre poi l'introito di zuccheri semplici. E poi ho preso, e comunque insomma vi stavo dicendo, poi vedete, sono abbastanza dissociata con tutte queste medicine, quindi questa sorta di cremina con cacao amaro e stevia sciolta con qualche cucchiaio di acqua calda, viene una cosa molto cremosa, simil nutellosa diciamo. Potete aggiungere volendo anche delle nocciole tritate e la mettete poi qui sopra. Un po' di mandorle, un po' di frutta secca, insomma, come vi va? Per me è stata veramente una ottima rivelazione per cambiare, per non fare appunto la solita colazione appunto con questi fiocchi d'avena, perché appunto sto attenta adesso in questo periodo soprattutto ai carboidrati, diciamo, quindi magari biscotti, fette biscottate, queste cose qua, pasta. Le ho limitati molto per questo mio problema di insulino resistenza che ho scoperto, che fino adesso non è che ho mai tenuto a bada, però ho visto che mangiando in un certo modo non ho più questi picchi di fame, perché praticamente che succede? Quando aumenta l'insulina, la mia insulina aumenta dopo aver mangiato. Quindi praticamente nel circolo non trova più glucosio e praticamente ti senti malissimo, stai per svenire e l'unica cosa che puoi fare è mangiare. E quindi questo succederebbe ogni 2 ore e mezza, 3, perché ogni 2 ore e mezza, 3 tu hai fame e quindi devi per forza mangiare perché ti senti male. Invece, riducendo appunto l'introito di questi carboidrati e utilizzando dei carboidrati integrali e complessi, questo senso di fame non ce l'ho più e quindi mi sento anche meglio. Dopo questa digressione di tipo quark, torniamo alla spesa.
Allora, ho preso sempre per lo stesso principio la farina di farro, questa qui biologica, perché ha un alto, ha un basso indice glicemico e ha anche parecchie proteine, quindi è sicuramente molto indicata. Ho preso questo supermazzo di scarola, che questa sapete è buona sia cotta che cruda. E poi delle zucchine, queste con il fiore. Ah, e una cosa non food che ho preso è questo, l'assorbio d'orica, anche questo era in offerta, mi piace metterlo in alto nel bagno, alla fine lo trovo pure comodo. Il totale di questa spesa è 48 euro. Chiaramente, fossi andata all'Eurospin avrei preso il doppio delle cose, però oggi non mi andava di arrivare fino a giù, quindi mi sentivo abbastanza pigra e mi sono fermata, insomma, prima. Anche perché in questi giorni non ho sistemato praticamente niente, perché non ero proprio in grado di fare nulla, quindi prima di andare al lavoro questo pomeriggio mi tocca dare proprio una sistemata il più possibile veloce ed efficace soprattutto. Spero che questo video svuota la spesa un po' così sui generis, un po' chiacchiereccio barra vlog, vi sia piaciuto. Spero vivamente che domani, che è giovedì, magari, ma forse venerdì, mi arriverà di sicuro il pacco Avon di Campagna 16, quindi vi aspetto, io vi direi già venerdì, sabato, però non lo so perché dipende appunto da quando mi consegneranno questo pacco. Per appunto il video unboxing ho preso un sacco di novità e anche delle anteprime di Campagna 17, quindi se siete curiosi e siete qui sul canale per questo tipo di video, quindi per i video Avon, insomma, state ben attente perché appunto arriverà a breve. Come sempre, se non siete ancora iscritte e vi fa piacere, iscrivetevi al canale e se vi va lasciatemi un like. Io vi auguro un buon proseguo di settimana. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!